Salve bellezze! State guardando l'episodio speciale di Scuola Zoo Risponde! La puntata di oggi è tutta dedicata al Natale, che è stato ieri, lo sappiamo, quindi non perdiamo tempo e iniziamo! Marco ci chiede: ma se i pupazzi di neve mangiano la neve, sono cannibali? Sì, e pagherei milioni di dobloni per vedere un pupazzo di neve mangiare suo zio! Vivian ci domanda: Dimitri con chi festeggia il Natale? Lo festeggia con la sua dolce metà, Svetlana Kuznetsov, di 40 anni più grande. Guardala che ceppo di legno! Buona! Running Home to You invece chiede: perché tutti i cantanti spagnoli fanno tormentoni estivi e non natalizi? Perché l'Espagna è un lugar muy caliente, che letteralmente vuol dire grazie a Dio. Altrimenti ti immagini un Natale in cui a fare i tormentoni sono Michael Bublé, Mariah Carey, Luis Fonsi e Enrique Iglesias? Da spararsi. Kevin scrive: Babbo Natale può usare i cammelli al posto delle renne? Dato che i cammelli hanno due gobbe e potrebbero reggere quel ciccione di Babbo Natale che non mi ha mai portato un cazzo! Ilaria si chiede: da dove arriva la tradizione dell'albero di Natale e dei regali? La tradizione di decorare l'albero durante le festività ha radici antichissime. Una delle prime testimonianze arriva dai vichinghi, che decoravano gli abeti con frutti per celebrare l'arrivo della primavera. Molte città si contendono il primo albero di Natale tradizionale. Una di queste è Riga, in Lettonia. Anche lo scambio dei regali è molto antico. A quanto pare, nel nord Europa, per festeggiare l'arrivo del solstizio d'inverno, ci si scambiava doni. Demiurge scrive: perché a Natale esiste gente che quando mangia riesce ad arrivare alla 24esima portata senza battere ciglio? E magari è pure magra. Dai, Demiurge, l'ho detto tante volte, la vita è una merda! Matilde ci chiede: è possibile chiedere il doppiatore di Scuola Zoo per Natale? Ma certo! Lasciami il tuo indirizzo, porto il panettone o il pandoro. Insomma, quello che preferisci, dai! Leonardo ci scrive: Pasquale e Natale sono gemelli. Se Pasquale è nato a Pasqua, Natale è nato a... non lo so. So soltanto che Pasquale e Natale hanno dei genitori di merda. Achille si preoccupa e chiede: chi porta i regali a Babbo Natale? Siamo molto egoisti, dovremmo pensare anche a lui. Non fare il leccaculo, Babbo Natale non è iscritto al nostro canale, non vedrà mai il tuo commento. Quindi non fare il buonista per finire dritto dritto nella sua lista. Madonna le rime. Wow. Te lo scordi pure quest'anno il pony? Utaku ci domanda: come fa Babbo Natale a passare nel camino di chi non ce l'ha? Non passa. Questo c***o è collaudato solo per i camini. Carmine chiede giustamente: ma cosa succede se alla cena di Natale dico a nonna che sono vegano? Lo hai fatto? Ti ha sparato in faccia? Vegano un cazzo! Sasha scrive: riesci a rovinare il Natale con una frase? Sii fantasioso. Approfitto di questo momento magico in famiglia per fare coming out. Sono un influencer, mi piacciono i like. Wolf si chiede: perché a me regalano sempre sciarpe e calzini e ai miei cugini di 10 anni danno 300 euro? Perché la salute è più importante dei soldi. Tenersi caldi con calzini e sciarpa è fondamentale durante un inverno freddo come questo. Devi ringraziare i tuoi parenti, picchiare i cugini e prenderti i 300 euro. No, scherzo, no, no, viva il Natale! Nome e cognome si chiede: perché il mio vicino di casa ha messo le decorazioni di Natale a ottobre? Perché è un tipo avanti. Probabilmente ora è in costume da bagno, bevendo tè freddo, congelandosi le noci. Kami ci scrive: ma se nel presepe aggiungiamo Gesù prima del 25 dicembre, si tratta di uno spoiler assurdo? Oh mio Dio, sarebbe lo spoiler per eccellenza! E per ultimo, Parmigiano Recciano, è il nome più bello che abbia mai letto, chiede: ma se io volessi fare l'anarchico e scrivere una domanda non natalizia? Non riceveresti risposta! Oh, aspetta. Finito! Scrivete qui sotto i vostri propositi per il 2019. I migliori 5 verranno letti nel prossimo video. Buone feste, gente!